Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare ovviamente il post partita del derby d'Italia, Juventus-Inter. Mamma mia ragazzi, una partita veramente da tante emozioni. Devo dire che il primo tempo ci sono state tantissime occasioni sia per la Juventus che sia per l'Inter. Tantissimi gialli in questa partita, ce ne sono stati 3, 4, 5 gialli, ovviamente Benatia e Higuain, che Higuain ha avuto un comportamento un po' rischioso verso l'arbitro, che si stava sempre lamentando. Infatti che te lamenti, che devi giocare per bene te, cioè che non te la prendi con l'arbitro, che rischi pure di saltare le partite. Però dico questo. Poi ovviamente Santon ha preso al 61esimo, che Spalletti l'ha sostituito perché non ha fatto un po' schifo, tra virgolette. Brozovic ha ammonito e Perisic ha ammonito. Allora ragazzi, Szczęsny mi è piaciuto abbastanza, anche, cioè, quindi ho detto, nel primo tempo sia Juventus che Inter hanno avuto tante occasioni, mentre nel secondo, secondo me, a mio parere, più la Juventus. Solo all'80esimo, al 75esimo, ero vedata la prima occasione per l'Inter, però comunque non granché l'Inter nel secondo tempo, chissà che cosa. Però non mi è piaciuto il comportamento di Spalletti che ha avuto verso Chiellini in secondo tempo. Innanzitutto tu, caro Spalletti, ti devi fare un po' di pacchi tuoi, perché non è il tuo giocatore e va a dire a Chiellini che... Cioè, l'arbitro sta dando troppe. Sta fischiando poco all'Inter e tanto alla Juventus. Sta dando a favore di più della Juventus. E che cavolo te la prendi con Chiellini? Che cavolo te la prendi con Chiellini? Lascialo stare. Cioè, veramente non capisco Spalletti cosa c'ha in testa oggi. De Sciglio, cioè, in un'occasione veramente scandalosa. Che, cioè, non l'ho visto tanto partecipe in questa partita. Veramente voleva passare un passaggio, un pallone a non mi ricordo bene il nome del giocatore, la voleva passare, però ovviamente l'ha mandata fuori così a caso, cioè io ne sono rimasto scioccato. Benatia comunque ha dato il suo, ha lottato come in ogni partita, infatti mi sta piacendo in questo arco di gioco un dicembre abbastanza positivo per Benatia. Chiellini da 10 in pagella, migliore in campo tra anche Cuadrado, come Cuadrado ha fatto veramente molto bene, quindi Chiellini mi è piaciuto perché ha fatto un bellissimo intervento, dove Perisic ci ha fatto un filtrante per Icardi, che però non è avvenuto perché Chiellini appunto l'ha fermato. Complimenti a Chiellini. Asamoah ha fatto il suo, Khedira comunque è uscito, ma non l'ho visto tantissimo partecipe, forse un pochettino. Pjanic, peccato per la punizione sbagliata, questa era la sua mattonella, non so perché l'ha fatta al lato di Handanovic, che tanto la parava Handanovic. E a proposito di Handanovic, complimenti perché ha fatto certe parate veramente incredibili Samir, cioè veramente Mandzukic ci ha fatto Mandzukic, cioè facevamo noi della Juve i cross, facevamo dei traversoni incredibili dove Mandzukic andava sempre di testa e Handanovic parava di tutto, soprattutto la traversa maledetta, sto ancora pensando a quella traversa veramente incredibile. E quindi stavo dicendo così, Matuidi non ho visto scarico sinceramente in questa partita, mi aspettavo che faceva passaggi migliori e infatti non ha fatto tanti passaggi chissà che cosa. Cuadrado invece migliore in campo, ragazzi migliore in campo, ha lottato su ogni pallone, passaggi ottimi, filtranti ottimi, traversoni che appunto hanno aiutato Mandzukic a provare a mandare un tiro in porta, dove ovviamente Handanovic ha fatto i miracoli, quindi complimenti a Cuadrado perché secondo me 10 in pagella, come ha detto anche in telecronaca di Premium. Invece Mandzukic anche mi è piaciuto, purtroppo siamo stati spregoni ragazzi secondo me in questa partita, siamo stati un po' spregoni perché potevamo tranquillamente metterle, ad esempio Mandzukic, lo so che c'è Handanovic, un portiere tra i migliori della Serie A, però secondo me ragazzi un po' spregoni siamo stati, un pochettino, perché l'Inter, come ho detto prima, nel secondo tempo non ha fatto chissà che cosa. Invece per quanto riguarda l'Inter, alla fine non c'ho niente da dire, Icardi è uscito pure all'85esimo, non l'ho visto proprio tantissimo, perché secondo me ragazzi oggi ai due attaccanti, a quelli più attesi, ovviamente Higuain e Icardi, non gli hanno dato tanti palloni da poter segnare, perché cioè, avete visto ragazzi, non è che gli hanno dato chissà che palloni, cioè proprio quelli indispensabili. Infatti Icardi alcune volte si lamentava, ho detto dammeli sui piedi, però anche dei Icardi te devi andare a cercare, non è che ti devi proprio ti devi arrivare proprio il pallone dritto. Ho capito che ti deve arrivare giusto perché tu sei un attaccante che deve segnare, però magari vatti a prendere anche te il pallone. E lo dico la stessa cosa per Higuain, perché si incavola, però devi stare calmo perché c'è, cioè, innanzitutto lo vedo dimagrito ragazzi, Higuain lo vedo dimagrito un sacco da quest'estate, non so perché in estate di Higuain si mette a magnà. Però ragazzi, veramente l'ho visto meglio Higuain, anche se, come ho detto, in questa partita un po' meno del Napoli l'ho visto, forse con Napoli si incacchia. E Dybala poi è entrato, però alla fine, non anche con Higuain, ha voluto fare un tacco per il passaggio a Dybala, però non gli è riuscito. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate di Derby d'Italia che finisce 0-0, secondo me siamo stati leggermente spregoni. Voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Fino alla fine forza Juve ragazzi! E vi faccio rivedere un attimo la classifica. Voglio vedere appunto perché l'Inter comunque sta a 41 punti. Questa non è aggiornata, giusto? Sì.
sta a 41 punti, mentre la Juve sta a 39, quindi abbiamo superato il Napoli, che però ovviamente domani con la Fiorentina gioca. Quindi ragazzi, voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ragazzuoli!